E ci risiamo, drone sequestrato in Piazza Duomo. Nuovo tempo all'obiettivo, 2 minuti e 15 secondi. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Notizia di ieri, altro drone sequestrato in Piazza Duomo. Non sono riuscito a portarvi il video ieri perché ero impegnato come istruttore nei corsi specifici qui a Bergamo che stanno andando davvero benissimo e la cosa mi fa molto molto piacere, anche perché lo specific italiano è importantissimo. Andate a vedere questo video. Vi dà tante possibilità, ovviamente pensato soprattutto per chi col drone ci vuole lavorare, ma non solo comunque, perché vi permette di fare richiesta anche se volete volare nelle zone rosse aeroportuali. Ma parliamo di zone rosse, Piazza Duomo a Milano è una zona rossa, in quel caso è zona rossa e per volare lì bisogna fare richiesta alla prefettura. La notizia è di ieri, ma l'evento risale a mercoledì scorso. Drone sequestrato in Piazza Duomo, volava senza autorizzazione, senza l'assicurazione. Ma come si fa a non avere l'assicurazione sui droni, ragazzi? Vi lascio in descrizione l'assicurazione mia di Cover Drone, la più bassa d'Europa, 19,10 euro, ed è anche la più completa. Cosa dicono quelli del comune? Fatti volare come giocattoli senza precauzioni in caso di caduta. Come vedete, sempre belle cose, ragazzi, ma neanche andare a cercarsela. Il pilota ha beccato 2000 euro di multa. Le multe vanno da 1000 a 10.000 euro per chi è un hobbista. Se uno paga entro 30 giorni paga il doppio del minimo, ossia 2.000 euro. In realtà qui abbiamo due infrazioni. La prima è il volo senza autorizzazione della prefettura lì in Piazza Duomo e la seconda è appunto l'assicurazione. Quindi io adesso non lo so se si finirà col pagare 4.000 euro. Sta di fatto che quando si vola senza autorizzazione in una zona rossa, essendo che i nostri droni sono aeromobili, si va nel penale, quindi c'è un processo penale. Voglio leggere anche l'articolo perché, come al solito, poi ci vanno a nozze i giornali, a maggior ragione quelli grandi come La Repubblica, in questo caso il Corriere. Per assicurarsi una pioggia di like sui social network è manna dal cielo volare in Piazza Duomo. E Ames, un qualsiasi contrattempo può trasformare quell'aggeggio tutto chip e ingranaggi che vortica a una manciata di metri d'altezza in un dardo di plastica e metallo proiettato sulle teste di turisti e passanti. Perché? Perché scrivere una cosa così sui nostri bellissimi droni? Il drone è uno strumento per lavoro o per divertimento, può dare tantissimo, perché definirlo così? Il problema è stato di chi l'ha pilotato senza assicurazione, il problema è stato di chi l'ha pilotato senza autorizzazione. Aggeggio tutto chip e ingranaggi, dardo di plastica e metallo proiettato sulle teste di turisti. Mandate a... E mi fermo qui. In un'epoca in cui i vecchi filmini delle vacanze si sono trasformati in spettacolari docufilm a chiappa, cuoricini e pollicioni, cosa c'è di meglio di un infinito piano sequenza che parte da una ripresa selfie che si allarga una panoramica che abbraccia tutta Piazza Duomo per poi magari concludersi con un volo radente tra le guglie? Punto di domanda, la grammatica non è neanche il massimo. La tentazione di un breve sorvolo souvenir, anche se illegale, in realtà servirebbe un permesso di prefettura ed ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, oltre a un'assicurazione contro ogni rischio di incidente, è allora più forte che mai. È più frequente di quanto si possa immaginare. Il permesso va fatto secondo una procedura ATM, adesso non mi ricordo se è la 03, poco cambia, è un modulo già precompilato, si manda in prefettura e poi in coppia ad ENAC. ENAC perché in coppia? Perché deve verificare che i requisiti del drone siano consoni per il volo in scenario urbano, tutto qua. Ma è la prefettura che deve dare l'ok. Finora quest'anno si viaggia al ritmo di un caso al mese. Sono 7 in questa porzione di 2023 contro i 16 complessivi registrati nel 2021-2022. I pirati dell'area sono quasi tutti turisti, italiani e americani, soprattutto. Non mi piace come è scritto questo articolo, ma proprio non mi piace, suona brutto. Ma non mancano tedeschi, inglesi, francesi e polacchi. L'ultimo episodio è giusto di qualche giorno fa, quando i Ghisa, chi sono?
hanno dovuto inseguire tra la folla, acchiappare e mettere i sigilli dell'ennesimo drone armato di telecamera in volo non autorizzato e non assicurato nel luogo simbolo di Milano. I GISA sono, credo, la polizia specializzata lì a Milano, in Piazza Duomo. Per il proprietario è scattata una denuncia e soprattutto una multa salata da ben 2.064 euro. Sarà per il terrore di questo maxi verbale che il Top Gun del rozzante velivolino e giù insulti ai droni, che qualche tempo fa si incastrò sul cornicione di Palazzo Reale, sparì in un batter d'occhio abbandonando tutta la sua attrezzatura. Che brutto articolo! Nel 2020 invece i vigili del fuoco furono costretti a recuperare uno accidentalmente atterrato sul tetto del tribunale. In un'altra occasione era stato un giovane statunitense a perdere il controllo del velivolo che per un'imprevista folata di vento finì per schiantarsi contro le vetrate del Museo del Novecento. Lì l'incidente obbligò i pompieri a evacuare la terrazza e a rimuovere l'intruso prima che cascasse sui passanti. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e Lombardia, iscriviti gratis alla newsletter di Corriere Milano. Assolutamente no, ragazzi. Vi ripeto, non mi piace proprio grammaticalmente come è scritto questo articolo, ma non mi piace cosa è stato scritto. Non mi piace che il problema diventino i droni e non i piloti, perché sono i piloti che utilizzano i droni, ok? Quindi se non si è assicurato è colpa del pilota. E attacchi il pilota, quindi attacchi non tutta la categoria ma quelli che infrangono le regole. È come se io oggi tornando da lavoro rispettassi i limiti, ma fosse una colpa mia che utilizzo un'auto che è un aggeggio infernale che può andare a velocità assurde, perché ce n'è uno che è andato a velocità assurde in autostrada e allora fanno di tutta un'erba un fascio. Non si fa così. Non si fa così, scrivete anche voi in redazione, scrivete di queste cose, io appena un attimo queste cose le scrivo. I droni, ripeto, sono strumenti, dipende come vengono utilizzati. Ho degli amici che proprio nei prossimi giorni andranno a volare in Piazza Duomo regolarmente, hanno tutti i permessi e quindi se possono farlo, perché un passante che ha letto questo articolo deve guardarli storto. Per quale motivo? Scrivete gli articoli bene, che è quello che potete fare voi giornalisti, e quello che posso fare io che ho un canale che parla di droni, dire sempre a tutti che devono volare in regola, nel rispetto delle regole, devono essere assicurati. A ognuno il suo, i droni non sono il problema, i piloti i responsabili sono il problema, i piloti ignoranti che non sanno, che ignorano che ci sono delle regole, magari un turista che viene qua e fa finta di non sapere che qua ci sono delle regole, loro sono il problema, non i droni. Tra l'altro domani 25 ragazzi esce il DJI Air 3, tantissima roba ragazzi, si parla anche di una connessione Oculus Sync 4, primo drone con 6 antenne, ve ne parlerò comunque a breve, nuova banda di frequenza sulla 5.2, tanta roba, un drone fantastico, drone con video HDR, come dice il mio amico Mauro Tandoi, l'HDR è il futuro. E chi gli può dar torto? Mi raccomando, io non ho questo drone, domani uscirà e andrò a acquistarlo anch'io. Se volete aiutarmi a portarvi sul canale delle recensioni veritiere, acquistate dai miei link i vostri droni, la vostra attrezzatura. Domani vi metterò il link che vi porta ad Amazon Italia, con cui collaboro in via esclusiva. Super servizio, Amazon la conosciamo tutti, è l'unico store che vi permette il reso entro 30 giorni. Con gli altri store non è così, da qua viene la mia scelta di indirizzarvi nel posto giusto per i vostri acquisti. Da questi link aiuterete il canale, anch'io devo acquistarlo. Se vi fidate di quello che vi dico in merito soprattutto ai droni, ragazzi, è il modo per mostrarmi la vostra riconoscenza. Quindi grazie, grazie già da tutti, domani metterò un po' i link dappertutto a partire da Telegram, seguitemi anche su Telegram. Io ora vi saluto, vi invito a scrivermi cosa ne pensate di questo articolo scritto, stavo dicendo con i piedi ma non l'ho detto. Noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi, prossimo video che spero di portare il prima possibile con in mano il DJI Air 3, li ho avuti tutti, Mavic Air 1, andate a vedere questo video in descrizione, vi faccio vedere un po' la storia della serie Air, non vedo l'ora di provare anche il nuovo DJI Air 3 che ha già qualche caratteristica, ve l'ho detto, unica per la prima volta nel panorama droni della DJI e non solo. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.